Buongiorno e benvenuti da Torbella Monaca, dove stiamo per assistere in diretta live bomber la partita tra Fidelis Roma e Montedoro. Fidelis in maglia bianca, Montedoro in maglia nera con pantaloncino bianco. Squadre disposte a centrocampo per il saluto. Il saluto con il pubblico, stretta di mano tra i capitani. Ora avverrà il sorteggio. Squadre che stanno per schierarsi in campo. Fidelis che partirà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Il calcio d'inizio sarà affidato proprio alla Fidelis con il numero 9 Osman. Partiti, parte subito la Fidelis, subito con una verticalizzazione per Arcano, fermato però recupera Di Matteo. Arcano prova a lottare. Arcano prova, Arcano in aria, Arcano mette in mezzo, grandissima occasione. Non arriva per il tapin il numero 11. Davide Ntolo ha avuto una grande occasione, non l'ha sfruttata però. Recupera palla Kempes subito, molto alta. Arcano. Arcano prova il destro. Buona opportunità per un Simone Arcano molto, molto attivo in questo avvio di gara. Osman Ntolo. Prova Ntolo. Ancora un'opportunità con un recupero palla molto veloce della Fidelis con Ntolo, che con un diagonale, palla che però termina troppo alta. Brucialo. Ancora Arcano, palla sempre per lui. Arcano ancora largo. Arcano in buca per Ntolo, troppo lunga al portiere in due tempi. Una buona opportunità ancora per la Fidelis. Dribbling ancora il numero 7, palla per Di Matteo, termina 3-4 metri alla destra del portiere. Tolo si gira, punta Arcano per Osman. Ancora Osman, buona giocata e fallo al limite dell'area. Ottima la giocata di Osman. Punizione dal limite destro per la Fidelis, molto probabilmente affidata al Leone, infatti è proprio così. Parte Leone! Grandissima punizione! Leone, una pennellata sotto l'incrocio, non può nulla l'estremo difensore del Montedoro. Fidelis in vantaggio con un gran gol di Leone. Al 27esimo del primo tempo Leone porta in vantaggio la Fidelis con una splendida punizione. Va sul destro Arcano, ancora Arcano. Arcano, peccato perché si libera sempre in maniera perfetta ma non riesce mai a calciare con la giusta decisione. Comunque una buona partita per lui. Del Montedoro, Arcano per Giuli, ottimo il cambio di gioco. Giuli di prima, Osman, grandissima azione, gran giocata di Osman, che gran cross di Giuli. Ottima la palla per Osman. Poteva probabilmente far meglio. Ancora una giocata di Arcano. Ancora Leone per Ntolo, è più veloce Ntolo, entra in aria Ntolo, mette
7 e mezzo per Arcano. Osman, tiro, tiro deviato dal numero 2 del Monte d'Oro. Arriva il assist dell'arbitro, fa terminare il primo tempo con la Fidelis Roma in vantaggio per 1-0. Gol di Leone. A tra poco per il secondo tempo. Parte il secondo tempo con il Monte d'Oro in possesso. Ancora Monte d'Oro che prova a far ripartire l'azione da dietro. La trama ottima, la chiusura di Cagnoni. Prova il Monte d'Oro con il numero 7, ma la grandissima e pronta parata di Tomei che salva la Fidelis. Rovesciata e Pescantolo, palla per Osman. Entra in aria Osman, in Osman, ancora Osman, indietro, fermata dal numero 5, capitano del Monte d'Oro. Dai, 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 caffè, Marco del Spa, accelera, su. Arcano. Arcano mette in mezzo, gran palla per Osman che però era anche in fuorigioco, non aveva colpito al meglio. Belusce appena entrato, palla per Osman. Osman destro, troppo alto. Ancora una conclusione per Osman che non riesce a trovare il gol. Ancora angolo per la Fidelis. Ci ha provato Di Matteo, gran risposta. Belusce prova, gran destro e gran parata del portiere del Monte d'Oro, Pincelli. Leone pronto a scodellare in mezzo. Ancora Osman. Era però difficile poter dar forza al colpo di testa. Ancora Fernandez, va in porta, un po' più pericolosa rispetto alla prima, ma controlla bene Tomei. Alex Omar, palla per Osman. Belusce prova e non riesce ancora a calciare. Doveva probabilmente calciare prima, aveva fatto una grandissima giocata, fermato poi dalla difesa. E arriva il triplice fischio dell'arbitro. Fidelis Roma, Monte d'Oro 1-0. Gran gol di Valerio Leone nel primo tempo. Ancora una vittoria per 1-0 casalinga per la Fidelis. Da Live Bomber è tutto, buon pomeriggio. Eccoci qui con Valerio Leone, raccontaci brevemente la partita. È stata una partita un po' sofferta, doveva essere chiuse prima, 10 occasioni da gol, tutte le domeniche stiamo soffrendo, però il gioco c'è, il gol meno, però è andata bene. Cosa dovete fare per migliorare, per chiudere le partite? Vai. Manca un po' di cattiveria sotto porta, perché arriviamo 20-25 volte a partita sotto porta e non la buttiamo dentro, solo un po' di cattiveria. Raccontaci il gol, un gran gol, gran punizione, raccontaci cosa hai provato in quel momento. Quest'anno è il primo gol, me l'ho sbloccato così con un bel gol. Ma palla finita! Che ha portato i 3 punti alla squadra. Grandissimo, in bocca al lupo. Crepi, grazie.